partiamo così. No, non aspetto così, niente. E io, come hai fatto? Kamen Rider. Va bene. Maestri dei mostri o mostri dei maestri, eccoci qua e ben trovati in una nuova puntata del TG Comics. Giornata pesantissima, tant'è che abbiamo rischiato veramente di non registrare nemmeno oggi, perché ieri di giovedì non abbiamo potuto e abbiamo realizzato soltanto, porca Eva, mi sono scordato, volevo far vedere quello che abbiamo messo sulla pagina del TG Comics. Allora, se vi iscrivete alla pagina del TG Comics, allora potrete innanzitutto vedere il meraviglioso disegno che ha realizzato per noi Gabriele Dell'Otto, dedicato a One Punch Man, cioè veramente sensazionale. Basta scorrere un po' in giù e vedrete la versione di One Punch Man di Gabriele Dell'Otto. Ma poi potete vedere la fantastica immagine di Ritardo che emula il Titano Colossale, perché c'è il mega Titano Colossale Salvatanaio che sta per dare un man rovescio a chi che sia, e Ritardo si illudeva anche lui di poter fare lo stesso, di poter menare allo stesso modo. Abbiamo ricevuto minacce per girare questa trasmissione, esatto. Quindi siamo praticamente costretti. Sì, perché una volta c'erano i fans, esatto. Nel senso che dicevano: oh bravi, che la foto autografo, che portaci la puntata, a noi ci insultano, sì. E vabbè, e noi qualcuno c'è... arrivò con questo, no. Prendiamo e portiamo a casa un saluto ovviamente a alla signorina che ci vuole, che si amano. Esatto, non sì. Mi ricordo come si chiama il ragazzo. Non che... vorrei dire una cavolata. Roberto. La ragazza, un saluto alla ragazza di Roberto che ci ha gentilmente minacciato via telefonica perché non avevamo ancora realizzato la puntata. Va bene. Bando alle ciance, ciancio alle ciance. Un minuto e mezzo di cavolate. Abbiamo fatti 4 minuti, ma che poi. Eravamo in forma. Alta forma. Allora inizio con questo ritorno Starman per la Planeta De Agostini, il secondo volume, pluripremiato team creativo di James Robinson e Tony Harris, vi offre 17 indimenticabili episodi del secondo di 6 volumi che raccolgono l'intera saga di Starman. Ben 17. Pensa te, non ovviamente non abbiamo mai appena iniziato e ci ha abbonato. Iniziato abbonato, ti è piaciuta? Perfetto. La rima? Benissimo, un saluto al TG Comics. Un saluto. Perfetto, diretta live, più live non si può. Io faccio invece vedere The Jewel Box of the Natural Prince, che veramente se voi anche mi deste 10 tonnellate di memoserina io non lo ricorderei mai e poi mai. Troppo difficile, siamo stressati, non ce la possiamo fare. Terzo volume, prezzo 5,95€. Vi andiamo anche a complicarci la vita con il nome dell'autore / autrice, non lo sappiamo. Chi? Story and Art di Kiki. Siamo cascati bene, c'è perché risorta, non c'è nessun Kamika Kamara Katozuki. Ma lei si è vendicata del nome semplice facendo un nome abbastanza lungo nel titolo. C'è veramente la contrapposizione. Allora, giusto. Questo qua. Oh, allora faccio vedere velocemente Vanilla Essence, eccolo qua. Basta. Che era? Magic Hentai, sì? Formato deluxe, completamente non censurato, 12 euro il prezzo per un pubblico rigorosamente adulto. Ok, va bene. E mi diceva Andrea, che già se l'è letto tutto quanto, che è inedito, vero? Sì. Ha detto che Andrea conosce a memoria le battute anche. Esatto. Anche sono 4 in tutto il fronte. Veramente, vedo che conosci pure tu, però sì, allora io sei sono 4 battute. Mannaggia. Chiara, meglio che non parliamo. Va bene. One Week Friends, questo è un leggero recupero in ritardo. Sì, eccolo. Perché lo presentiamo di venerdì / che doveva essere giovedì. Il 7 di 7 che conclude questo manga che ha avuto un discreto successo, devo dire, e comunque si muovicchia ancora come arretrato. Il prezzo 4,50€. E se ogni settimana tutti i tuoi ricordi si cancellassero, per Ganga sarebbe un sogno, 7 giorni per conoscersi, una sfida tenace per lasciare un segno nella memoria e nel cuore. Si è aperta la porta? Sì, era il signor Manca che salutiamo. Ah, il signor Manca, benissimo. Signor Manca, ma vuole entrare? Signor Manca, vuole fare un saluto anche lei? No. Non aspettava altro il signor Manca. Salve, il più grosso esperto batmaniano sulla faccia della terra. A noi conosciuto. I veri appassionati di fumetti. Grazie del saluto. Ciao Giovanni. Ciao. Allora, avevamo anche i santini di ritardo, ma come appunto per rispettare il nome, sono in ritardo, quindi ovviamente al momento ancora non sono disponibili. Cosa ancora più meravigliosa, c'è gente
che ci viene a chiedere i Santini. Siete stupendi, siete veramente impagabili. Perché voi non conoscete Ritardo Live, se sì, no... Live perché è in 4D lui, sì, certo, cioè il 3D normale e il 4D lo dà l'ascella. Lo devi mettere gli occhiali per riuscire a sentire bene. Ah, con gli occhiali senti la prore. Va bene, è quella la magia. È mistico, non sarebbe mistico. Va bene. Walter dice Director's Cut. Walter chi? Walter Dice. Secondo me è Walter Dice. Sì, 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 ha avuto un déjà vu. Walter Dice mi è piaciuto, però. Vabbè, è la romana proprio. Esatto, sì. Bravo. Euridice, Walter Dice, ci puoi stare. Arrivederci, è stato molto bello, ragazzi. Ma io me ne devo proprio andare. Me ne devo proprio andare. Torniamo serio un secondo. Diciamo Walter Dice Director's Cut Magic Press 14 euro. Non molto, in effetti. Non l'ha mai fatto. Non ha detto nulla quando il suo capo ha iniziato a sfruttarlo. Non ha fiatato quando la sua padrona di casa ha distrutto l'ufficio in cui avrebbe potuto realizzare il sogno di mettersi in proprio. Non ha detto una parola quando sua moglie ha iniziato a tradirlo con uno dei suoi colleghi. Ciò che Walter Dice forse. Non è. Attenzione, no, forse ce la non fare. È. No, ce la può fare. Sì? Ah, ciò che Walter dice forse non è importante, ma aspettate di vedere ciò che Walter farà. Infatti, vedi qua. Dice non è Dice, ma è Dice. Ti frega un po', mannaggia la miseria. Quanto te se non era Walter Dice, perché ho sbagliato io molto probabilmente. Allora, okay, tra. Come si dice, no? Capito? Gli autori Dario Sicchio e Lorenzo Magalotti da una web series molto molto apprezzatissima. Sì. Mo se Walter dice però m'arrabbio, No, se Walter dice c'è ragione, me puoi offrire l'aperitivo. Potete insultarlo voi largamente. Me puoi offrire l'aperitivo? No, no, soprattutto vabbè, ci ho provato. E sì, chiediamo scusa assolutamente sia a Dario Sicchio che a Lorenzo Magalotti, che ricordiamo quest'oggi, quando voi lo vedrete, saranno stati ospiti qui al Forbidden Planet ad autografare il loro fantastico volume edito da Magic Press. Quindi salutiamo Pasquale, gente ignorante, Pasquale e Luca, sì. Va bene, ok, salutiamo. Sono i primi che mi sono venuti in mente e l'altro non me lo ricordo. Va bene, va bene. No, io non continuerei, non insisterei. Furisia! Beh, oh, mi è piaciuta questa cosa tarantolata. Furisia numero 10 di 12, un seinen adult action. A causa dei comportamenti irruenti di Mitsuguchi, un esecutore, la legge per l'esecuzione delle vendette subisce un'ulteriore pioggia di critiche. Ma cosa succede quando il leader dell'avanguardia anti-esecuzioni, il giovane e carismatico Keita Tanaka, incontra per caso Hiroshi Kano? Non lo so, è un aperitivo? Non lo so. Quello che parlava. 5,95 il prezzo. Si avviciniamo alla fine. Edizioni sì. Goen, prezzo 5,95. L'ho già detto forse, non lo no, so. No, l'ho detto io adesso. Va bene, bravo. Di niente. Fumetto facile, eccolo qua. Piccolo manuale per giovani autori. 14,50 il prezzo per la Comic Out Edizioni. Eccolo qua. Non so, cioè, apparentemente una guida con Della bravissima Laura Scarpa. Con qualche sì. Sì, che tra le altre cose è curatrice pure di oddio, come si chiama la rivista quella del fumetto? Madonna, oggi a memoria è lo stress oggi brutto, figuracce brutto, su figuracce, brutto, sì. Brutto, brutto. Insomma, scuola tutti... di fumetto. Bravo. Bravo, bravo. Per tutti, insomma, quelli che vogliono introdursi nel mondo del disegno, questo volume può essere qualche... sicuramente molto utile, sì, assolutamente. Da qualche dritta e molti consigli su come destreggiarsi in questo mondo, eccolo qua. Dampir numero 205, la settima chiave, eccolo qua, per la Bonelli. Prezzo di 3,20€. Una storia con soggetto e sceneggiatura di Claudio Falco e disegni il bravissimo Alessio Fortunato, di cui facciamo vedere qualche estratto. Estrapoliamo, è tanto tempo che non lo facciamo. E via voilà. Così. Ah, mandiamo un fax da Sarajevo, una Bravo. Storia di sopravvivenza. Eccolo qui, 12,99€ per la collana storica Mondadori numero 54. Nel 1945 abbiamo detto al mondo intero mai più, nel 1992 abbiamo dimenticato la nostra promessa. Intanto c'è sta l'amico Fritz che sguancia le bombe, guarda, la bomba più potente ha sganciato, ragazzi, mamma mia. Mala tempora currunt, Vabbè, dopo questo latrinismo, ecco a voi Suicide Squad.
Sì. E ti è piaciuto? Latinismo magari. Ah no, non è latinismo. Vabbè, tu hai colto proprio la finezza, sì, Rito, sì, eh? Effettivamente. Ok, vabbè, perfetto. Okay. Ma mi fa piacere che sui giochi di parole tu sei... Io vinco sempre. Sì, te devo dire che la tua attenzione è pari a quella veramente della lucertola a cui sei staccata la coda. Suicide Squad... Cazzo, non ne ho la più pallida idea, ma è venuto fuori così. Olè. Ribussano e prego. Stiamo a tre. Avanti. Olè. No, Alfonso, eccoci, per favore, non ci disturbare. No, per cortesia, qua c'è gente che lavorano. Suicide Squad and Harley Quinn, DC Universe Rinascita, Rebirth, terzo numero. Questo è il quindicinale pure lui, mi pare, vero? Sì, mi sa stiamo che... già no, a tre. Forse è ancora mensile Suicide Squad. Stiamo a tre, come fai? Però vedi, è segnato come mensile perché parla di aprile. Mannaggia la miseria, mannaggia. Secondo me è quindicinale. Comunque, abbiamo la regular, abbiamo la variant, mi pare giusto, e abbiamo la ultra variant. Poi, riprendendo in mano la norla, no, questa è una variant, però abbiamo all'interno 4 storie. Benvenuti a Zombieland, The Coney Island of the Damned, da Harley Quinn numero 2, novembre 2016. Poi lo scrigno oscuro, terza parte, Bad Brain, da Suicide Squad numero 3, novembre 2016. Poi abbiamo Scegli, da Suicide Squad 3, sempre novembre 2016. E Il Professionista, prima parte, Tra Ladri, The Professional Part 1 Among Thieves, da Deathstroke numero 1, ottobre 2016. Il prezzo, €3,95. Poi abbiamo Tex numero 678, Jetro, Tal, eccolo qua per la sesta. Mamma mia, oggi sto in forma Aqualon, my friend, and the sign of things. Veramente immortale. €3,20 il prezzo, vediamo un po'. Soggetto e sceneggiatura di Mauro Boselli e i disegni del buon Corrado Mastantuono. Che e noi alziamo le mani sempre, ergo pure sto text. Ammazza, sono tre text di fila che me leggo sto giro, perché la storia precedente me la sono sparata perché era in due numeri. Okay. E questa poi con Corrado ma devo leggere per forza. Mi sembra giusto. Wonder Woman Rinascita numero 7 te, Bubu 7 te. No, non sto bene per niente. Tra le altre cose è recente la notizia che Greg Rucka abbandonerà la testata, sulla quale ricordiamo approderà dal numero 22 la nostra Mirka Anadolfo. Brava Mirka. Su questo numero che costa €2,95 un paio di storie, abbiamo anno 1 parte 3 da Wonder Woman numero 6, novembre 2016, e chi è Superwoman da Superwoman numero 1. Attenzione, nuova storia che praticamente prende il posto, c'era Poison Ivy, c'era sì, come seconda storia, che tra altre cose ringrazio i ragazzi del gruppo Spaccio Fumetti, ho chiesto un'informazione, ho detto ma vale la pena, siccome io ho poco tempo per leggere ragazzi, quindi le storie quelle che non sono proprio portanti tendo a saltarle, e loro mi hanno detto che Poison Ivy, seppur non è una brutta serie, potevo tirare dritto. Mo questa Superwoman com'è? Non lo so. E se ci riesco, però vi vorrei fare. Ci sono gli adesivi innanzitutto all'interno. Sì, mentre tu cerchi pagine su pagine, vabbè, io intanto faccio vedere per l'Aura Edizioni Namibia il volume 5 al prezzo di €9,90. Che il tempo è tiranno. Allora abbiamo Testi e Matite Phil Jimenez e le chine di Matt Santorelli, andiamo a vedere questa Superwoman in tutta la sua splenditudine. Olè, American Woman. Vabbè, American Woman. Poi abbiamo Cappucci fuori legge, sempre Lion Edizioni, il volume 2, eccolo qua, Starfire, sa di strafare, invece no, €14,95 il prezzo, vediamo un po', volume che raccoglie i numeri dall'8 al 14 della serie Red Hood and the Outlaws. D'altronde quando tu vieni dai sobborghi di Heathrow, ma che te devo dire? Questa Heathrow mi è venuta proprio così proprio. Batman Beyond, eccolo qui, €9,95. Continua l'opera di rilancio della serie per mano di Dan Jurgens e Bernard Chang, cui vanno ad aggiungersi anche le matite di Steven Thompson.
il disegnatore di Future Ends, in questo secondo volume che raccoglie Batman Beyond dal 5 al numero 8, lo scontro finale con Brother Eye, Lion, va bene? Poi abbiamo Astro City, eccolo qua, il titolo non me lo ricordo mai, Guardia d'Onore, scusate, 15,50 il prezzo, sempre Kurt Busiek, continua a dipingere questo immenso affresco, aggiungendo nuovi tasselli alle storie dei suoi eroi e con le magnifiche copertine di Alex Ross. Scusa se è poco, scusamelo se è poco, mancherebbe. Questo volume raccoglie Astro City 17, 22, 25, 27, 28 e 31, potete giocarveli. Ambo, terno e quaterno e sulla ruota di Ortona. Allora... Mannaggia. lo so, è così oggi, ragazzi, ve la dovete prendere così. Che volevo dire? Ah, iscrivetevi alla pagina Facebook del TG Comics, così ve lo ricordiamo ogni tanto. Per rompere un po' i giofrombi. I giofrombi. Flash arriva al numero 7 anche lui, sempre per l'universo di DC Rinascita. Un flashone da 3,95€ e all'interno contiene Green Arrow, insieme appunto al numero 6 di Flash, e Aquaman, sempre numero 6. Quindi tre storielle, e sul nostro buonissimo Flash, sempre il grande Carmine di Giandomenico. Andiamo a far vedere qualche cosa, e poi se riesco a beccarlo al volo, vi volevo far vedere... eccolo qua, anche Green Arrow. Mentre per Aquaman... andiamo un po' più indietro, anche qui ci sono gli adesivi, che non so in quanti albi si completeranno. Eccolo qua, chi è? C'è, ho beccato proprio la pagina. Non dovrebbero mancare Superman molti, e Aquaman. E vi faccio vedere gli adesivi, che i primi non ve li ho fatti vedere, ma a sto punto ecco qua, ve li beccate. 3,95€, l'ho detto, via! Poi abbiamo Animal Man di James Delano, la quinta parte che chiude questo ciclo realizzato appunto dall'autore di Hellblazer, anche in compagnia del disegnatore Steve Pug. Pug, spero si dica, spero si dica così. No. Steve Pug dovrebbe Pug. Essere, sì. Ok, ok. Contiene credo. Animal Man dal 75 al 79, il prezzo 14,50€. È l'ultimo, Jimmy Delano? Sì. Ma è l'ultimo, 5 di 5. Ok, Constantine Hellblazer, abbiamo Lady Constantine, un albo da 11,95€. Una spaventosa minaccia incombe e Johanna Constantine è chiamata a combatterla. Anno 1785, il ritrovamento di una nave abbandonata nel bel mezzo delle gelide acque del Mar Artico porta alla luce uno scrigno che contiene una terribile minaccia. La monarchia inglese vorrebbe recuperare lo scrigno prima che questo possa cadere nelle mani sbagliate. A chi rivolgersi se non a Johanna Constantine, maga, truffaldina e antenata del nostro amato John? In questa miniserie di 4 numeri, qui contenuta integralmente, lo sceneggiatore Andy Diggle di The Losers e il disegnatore Goran Suzuka, l'ultimo uomo, ci narrano come la giovane spregiudicata signorina Constantine o Constantine o Constantine è diventata Lady Constantine. Le ho dette tutte, sì. Così almeno non famo torto a nessuno. E ci diceva che il buon Mauretto, che è una, sto-